Amici pescatori, buon pomeriggio. Siamo ritornati sullo stesso posto a distanza di 10 giorni. Come vedete, con temperature diverse. Qua si suda, sono le 14:20. Siamo allo stesso posto, se vi ricordate. La nassa ce l'ho messa a distanza dove entrerà in acqua. E oggi cercheremo di vedere qualche pesce più, a differenza della settimana scorsa. Vi faccio vedere la montatura. Oggi peschiamo con il Crius, Sirenia Medium Bobolo, galleggiante da 2 grammi, classica torpilla round drop con una leggera spallinata per cercare di insidiare qualche bel barbo, se è presente in questo nostro fiume. Galleggiante da 2 grammi, antenna ben visibile, in bobina dello 014 della Brecio, come terminale l'FC 403 dello 09 e 5, come amo un 710 del 16. Comunque ragazzi, cerchiamo di insidiare qualche bel pesce, è ancora presto, però ci teniamo aggiornato man mano con qualche video. Vi raccomando di seguirmi su tutti i social e soprattutto sul canale YouTube. A dopo ragazzi. Ragazzi, dopo 10 minuti i nostri amici non hanno resistito alla nostra esca. E in fondo, ovviamente sono da solo, cerchiamo. Oh, bellissimo! Cerchiamo di avvolgere per capire che pesce è. Proviamo a che gira. Gira, 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 la piega ci sta. Oh, abbiamo slamato, slamato, bello della diretta. Come vedete, il posto lo conoscete. Già nelle altre battute di pesca, la nostra nassa, acqua da galleggiante da 3 grammi, ma noi ci stiamo pescando con un 2. Direi per il momento tutto ok. E allora ragazzi, dopo 5-6 prese vi ho fatto vedere la montatura, vi spiego al succo quello che ho usato. Allora, stiamo usando i galleggianti RHC1 BLS Pro, che vanno da 0,50 a 6 grammi, con anellino più foro passante, galleggianti indistruttibili, che tengono l'acqua di una bellezza assoluta, a piombare le nostre round drop. Io l'ho messa da 1 grammo perché abbiamo il galleggiante di 2 e poi ho fatto una leggera spallinata con dei pallini del numero 11. Questo è immancabile per chi fa bolognese, questa qua è sempre essenziale. A tarare ovviamente le nostre mascotte tascabili per il pescatore di bolognese, che ovviamente, essendo che mette tutto nello smanicato, nelle gilet o qualche borsetteria, così vanno bene queste qua, che sia quadra che tutta. Terminale indispensabile per la pesca al capito, l'FC 403 Strong dello 0,095, ottimo. Come amo un 710 XB, che già vi ho detto prima, del numero 16. I pesci rispondono, abbiamo un pochino le condizioni dell'acqua che secondo me stanno pulendo la diga e ogni tanto a tratti arrivano delle chiazze di acqua sporca, però non influisce nella nostra pescata. Comunque, dopo un po' di acqua, noi continuiamo a pescare. Dopo aver cambiato peso del galleggiante, aumentato a 3 grammi, abbiamo avuto subito una super mangiata. Allora ragazzi, il sole se ne sta andando,
galleggiante cammina, che è uno spettacolo, è uno spettacolo. I pesci non è che rispondono tanto, non si capisce il motivo, sinceramente. Ho aumentato un pochino la grammatura del galleggiante perché con il 2 grammi andava molto veloce. Invece con il 3 vedo che cammina bene, come state vedendo anche voi. Qualche bel pesce l'abbiamo preso. 2 persi, questa è una mangiata. Dunque ragazzi, mi raccomando, rimanete le sponde del fiume pulite, così le troviamo pulite anche noi che veniamo a pesca. Dopo la bottiglia di plastica me la porto io, non vi preoccupate. Allora amici, siamo arrivati alla fine della giornata, ormai sono le 7, posso dire solo che il divertimento è assicurato, hanno vinto le carte, a dire la verità. Siamo partiti dallo 09, sono arrivati fino allo 014 dell'FC403, ma non sono riuscito a tenere una carpa. Quindi ragazzi, carpe 1, ruggiero 0. È andata male, però qualche pesce l'abbiamo preso. Vi mostro cosa. Allora amici, pescata finita. Non è un granché, però qualche bel pesce, come sempre, lo tiriamo fuori. 1. 2. Adesso li vado a liberare. Quindi ragazzi, pescata finita, l'hanno vinta le carpe, 1-0 per le carpe. Purtroppo, cambiando 4 terminali, rompere 4 carpe di seguito, non c'è nulla da fare, non si mantengono. Ma la sfida è ancora aperta. Ragazzi, come sempre, seguitemi sui canali social e YouTube. A presto!